così riceverai la notifica del nuovo video. Seguimi su tutti i canali YouTube. Ti ricordo che se vuoi puoi fare una piccola donazione al canale, basta che diciamo clicchi sul tastino abbonati e fai una piccola donazione al canale e abbonati al canale. Abbonarsi ti darà la possibilità di ottenere dei vantaggi da questo punto di vista. E allora, quindi partiamo e cerchiamo di capire come fare, se vuoi che ti ami, ignoralo, salutiamo anche Lucia, fai una donazione al canale e andiamo. Allora, nella seduzione, diciamo così, una delle chiavi per far sì, salutiamo anche la nostra Grinettina, Green Apple, per far sì che la persona che desideriamo sia attratta da noi, è fondamentale saper dosare il desiderio e il possesso. È fondamentale saper dosare, salutiamo anche Roxy, la presenza e l'assenza. È fondamentale saper dosare, diciamo, la stima e la considerazione con l'ignorare. Ma ovviamente questo quando noti che dall'altra parte c'è qualcosa che non va, quando noti che una persona si sta allontanando, allora devi intervenire. Ovviamente devi farlo prima che vada a convivere con un'ucraina o con una rumena, cioè questo per dire, no? Cioè, perché se aspetti di chiudere, come possiamo dire, se aspetti di chiudere il recinto, quando i buoi sono scappati, e allora sei soltanto una poveraccia, una disgraziata, no? Che va a chiudere il recinto quando i buoi sono scappati. E quindi bisogna imparare ad utilizzare le tecniche di rinforzo che possono servire per stimolare il desiderio. Perché da un punto di vista logico-razionale, gli esseri umani sono attratti, diciamo, dalle gratificazioni. Mentre da un punto di vista emozionale sono attratti da quelle che chiamiamo penalizzazioni. Penalizzazioni non perché sono cattive, ma perché spesso non piacciono alla sfera logico-razionale. E quindi, siccome noi ci identifichiamo con la sfera logica, definiamo penalizzazione tutto quello che non piace alla parte logica. Ovviamente alla parte logica non piace essere abbandonati, alla parte logica non piace essere cornuti. Alla parte logica non piace essere rifiutati, alla parte logica non piace essere, come dire, lasciati, ma la parte emotiva potrebbe anche piacere, nel senso che la parte emotiva non gliene è fatto un cazzo che tu vivi o che tu muori, che tu sei felice o che tu sei contento. Alla parte emotiva interessa solo che tu vivi delle emozioni. E quindi la nostra parte emotiva potrebbe, come dire, allegramente fottersene e vivere emozioni. Perché la nostra parte emotiva non riconosce il bene dal male, non riconosce il piacere dalla sofferenza. Anzi, per la sfera emozionale, andare a un matrimonio, andare a un funerale potrebbe essere meglio che andare a un matrimonio, perché mentre il matrimonio dà un quid di emozioni, il funerale ti dà x quid di emozioni. E quindi accettare di andare al parcheggio del cimitero come fai tu, oppure continuare a pensare a una persona che ti ha lasciato e che è andata a vivere con la rumena, con l'ucraina, con la moldava o con un'italiana, non c'entra la nazionalità, è quello che fa sì che tu in qualche modo perdi, come possiamo dire, perdi, diciamo, dignità verso te stessa, no? Perché più lo pensi, più la dignità verso te stessa cade, perché continua a pensare a una persona che ti ha lasciato, continua a pensare a una persona che se n'è andato con un'altra, e questo ovviamente distrugge la tua dignità, cioè la tua dignità viene messa sotto i piedi, e quindi tu devi imparare a gestire al meglio queste cose. E uno dei modi più semplici, diciamo, è quello di usare le tecniche di rinforzo che sono molto utili. Allora, come funzionano le tecniche di rinforzo?
Beh, ad esempio, funzionano somministrando gratificazioni quando la persona inizia a fare delle cose che a te vanno bene. Questo puoi farlo anche nell'ambito di una relazione. E somministrare penalizzazioni quando, ad esempio, fa delle cose che per te vanno male. Ad esempio, se stai con un uomo che non fa quello che tu vuoi, beh, puoi penalizzarlo andando a scopare con un altro, fondamentalmente, lasciandogli poi il dubbio che tu l'abbia fatto. Invece, se tu sei sempre nei secoli fedele, diciamo, continui a essere fedele, continui a sperare che lui cambi, salutiamo Barbie. Se tu continui a sperare, è la speranza che ti uccide, no? Ad esempio, un'altra cosa che potresti farlo è ignorarlo. Non importa, anche se per dire ignorarlo quando vedi che lui fa delle cose che non ti vanno bene. Ignorarlo e farti gli affari tuoi. Dirgli no, guarda, non ho tempo, non ho voglia, oppure, come dire. Se convivi, cosa puoi fare per dire, no? Beh, ti vesti tutta figa, gnocca e ti esci per i cazzi tuoi. Dici, no, guarda, stasera ho da fare, ho un appuntamento. Beh, questo gli dà una bella scossa emotiva, ovviamente. Perché se ti metti tutta intero, minigonnata, attaccata, popputa, da zoccolone da corsa, diciamo, e te ne esci fuori, lasciandolo lì, dicendo che è un appuntamento, questo gli dà una bella scossa, ovviamente. Perché diciamo così che anche un cane, diciamo, a cui viene sottratto l'osso, è come diceva, diventa un cane a cui viene sottratto l'osso, tu saresti l'osso e anche se non gli interessavi più di tanto, nel momento in cui immagina che tu, insomma, possa andare a scopare con qualcun altro, questo gli darà fastidio, sarà visto, genererà una tensione emotiva fondamentalmente. Ovviamente questa tensione emotiva non piacerà alla sfera logico-razionale, ma potrebbe iniziare a piacere, salutiamo Concetta, ma potrebbe iniziare a piacere alla sfera emotiva. La sfera emotiva potrebbe iniziare a pregustare il fatto che tu gli stai dando delle tensioni, gli stai dando delle emozioni e quindi piano piano inizierà a coinvolgersi, sarà la parte emozionale a coinvolgersi. Ovviamente dovete fare questo nel modo corretto. Cioè, quando le cose non prendono, siamo più carne che osso. Sì, ovviamente, poi ovviamente dovete anche prendere cura di voi stessi, perché se siete dei bidoni, se avete al posto delle cosce i prosciuttoni di Parma, beh, cioè, ecco, questo è anche una cosa importante, no? Importante che cosa? Importante imparare a tenersi in forma. Perché se non vi tenete in forma, vi disfate come dei bidoni dell'immondizia, al posto delle gambe avete il prosciuttone di Parma, beh, è certo che non avete tante possibilità, ovviamente, da questo punto di vista. Però è molto importante invece liberarsi da questo, non imparare a diventare delle persone migliori, perché tutti noi possiamo migliorarci. Il fatto di migliorarci, di prenderci cura di noi stessi, di seguire un'alimentazione corretta, di fare attività fisica, sportiva, ma soprattutto tonificante, no? È inutile che, cioè che per carità, va bene anche fare lo yoga, ma lo yoga non è che sì, migliorerà un po' il tuo aspetto fisico, sicuramente migliorerà soprattutto la tua mente, ma è anche necessario fare un programma di allenamento dove vai a potenziare i muscoli, la muscolatura per essere più in forma, per avere dei vantaggi da questo punto di vista. Quindi il prendersi cura di se stessi è comunque è una gratificazione per te stessa e questo è un punto fondamentale. Nel frattempo metti un like, fai una piccola donazione al canale. Basta che clicchi sul tastino col dollarino e fai una piccola donazione e se vuoi puoi abbonarti cliccando sul tastino abbonati. Quindi un modo per utilizzare le tecniche di rinforzo è quello di penalizzare, ad esempio, mostrando interesse verso altre persone.
Ma questo, ripeto, devi farlo, ma questo devi farlo non quando i buoi sono scappati, devi farlo prima. Perché una volta che i buoi sono scappati, cioè una volta che questo ti ha mollata, allora devi andare, diciamo, a farti affari tuoi e non pensare più a questa persona. Ogni tanto, diciamo, bisogna accettare il fatto che una relazione finisca e guardare oltre. Perché se tu non guardi oltre, il nostro problema non è avere dei pensieri, diciamo, il nostro problema è alimentare questi pensieri, no? E diventa quello il canto del cigno della seduzione, diventa il bacio della morte della seduzione, non fai innamorare nessuno. Invece, le tecniche di rinforzo, ad esempio, sono degli strumenti efficaci, molto efficaci, per stimolare il desiderio nella persona che vogliamo sedurre. E possono essere, come dicevo, utilizzati in tanti modi: dare, togliere, avvicinarsi, allontanarsi, gratificare, penalizzare, essere fedeli, essere infedeli. Ad esempio, la fedeltà e l'infedeltà è molto importante. Beh, per dire, no, come fai a ridare emozione in una coppia che, per dire, no, una coppia che è basata sul sodalizio d'amore, che sono tanti anni che non hanno più magari neanche rapporti perché lui ti vede come una sorella, come fai a diciamo ridare nuova emozione? Gli fai le corna e se tu gli fai le corna, vedi che cambiano tutte le cose. È come se, come dire, tirassi una pietra in uno stagno, no? Nel momento in cui tu gli fai le corna, beh, le emozioni vengono fuori, che siano positive, che siano negative, però vai a modificare un po' lo status quo. In alcuni casi fare le corna può essere utile per rifarsi desiderare, essere attratta. Tra l'altro, se gli fai le corna, questo servirà anche a te perché, insomma, non è che per piacere magari ad altri uomini ti rimetterai in forma, ti rivalorizzerai, rivivrai altre emozioni. Poi ci sono altre strategie che si basano sull'ignorare fondamentalmente. Ma sono anche, ad esempio, il refocusing, che il refocusing, cioè il rimettere a fuoco, diciamo, non so se la traduzione è giusta, la tecnica si chiama refocusing, è una tecnica, diciamo, di PNL che serve per mantenere l'attenzione su di te e influenzare, diciamo così, le percezioni dell'altra persona. Salutiamo Fadel, quindi la programmazione neurolinguistica ci fa capire che l'attenzione di una persona è una risorsa limitata. No? Questo lo diceva già, adesso non mi ricordo chi era, comunque nel secolo scorso, che ha scritto The Magic Number 7 plus or minus 2. Un vuoto di memoria su chi ha inventato questa cosa. Comunque, Winnicott forse, non lo so. Comunque, The Magic Number 7 plus or minus 2 è praticamente il fatto che nella nostra attenzione cosciente ci possono essere in media 7 items di informazione, 7 blocchi di informazione. E quindi è molto limitato. I più bravi ne hanno 9, i meno bravi ne hanno 5. Beh, questo potete verificarlo semplicemente. Provate a ricordare più di 9 numeri e avrete difficoltà. È ovvio che se ad esempio questi numeri li mettete in blocchi di 3, allora quel blocco di 3 diventa diciamo, un item. Quindi comunque quindi, quando noi siamo focalizzati su qualcosa, ci escludiamo tutte le altre cose. Ad esempio, quando voi leggete un libro, oppure quando voi ascoltate il suono della mia voce, trovate il suono della mia voce talmente interessante, trovate le cose che dico talmente appaganti, che vi saranno talmente utili, che escludete tutti gli altri stimoli sensoriali, cioè possono pure parlarvi altre persone, ma voi non li ascolterete, voi resterete sempre collegati sul suono della mia voce che in qualche modo vi
vi darà dei grandi benefici, no? E quindi tutto questo perché è quindi importante imparare a gestire l'attenzione dell'altra persona, saper gestire l'attenzione dell'altra persona per mantenerla pilotata su se stessi. E questo è un altro punto fondamentale, no? Quindi il refocusing si basa sul linguaggio. Salutiamo Gina. Ah, c'era già salutato. Il refocusing si basa sul linguaggio e su un linguaggio particolare, su delle parole per pilotare l'attenzione dell'altra persona verso noi stessi, verso, diciamo, ciò che è importante. Ad esempio, se vogliamo che l'altra persona, diciamo, sia completamente orientata, diciamo, verso di noi, possiamo, ad esempio, utilizzare degli argomenti, delle cose che per quella persona sono dei turbamenti, cioè nel momento in cui, perché voi invece l'errore che fate voi è che spingete il focusing dell'altra persona verso altro, perché voi siete delle capre. Voi praticamente cosa fate? Quando questo se ne va a convivere con la rumena o inizia a farvi le corna con la rumena, voi cosa fate? Oh, salutiamo la carampagnocca Patrizia Perotti che presto sarà sul canale. Dobbiamo capire se la manderò in onda o martedì o domani sera, vediamo un po', oggi vedremo la registrazione con la carampa gnocca. E voi siete talmente stupide che gli parlerete, salutiamo One Blood, gli parlerete di quella persona lì. Cioè, e direte, ma te ne sei andato con la rumena, mi hai lasciato per la rumena, ma guarda, quella è qua, quella è vecchia, quella è brutta, ma come sei, cretina, andare, cretino, andare con la rumena, mi hai lasciato, mi hai fatto le corna per quella. Tu inizi a fare di tutto uno sproloquio, una pappardella su quella persona, e lui inizierà a pensare soltanto a quella persona. E questo significa che sei una stupida, che non sai, non conosci assolutamente le tecniche di PNL. Quindi se però da stupida vuoi diventare intelligente e vuoi imparare le strategie di PNL, ti suggerisco di andare sul mio canale Massimo Taramasco e abbonarti all'abbonamento base, perché con l'abbonamento base potrai imparare un po' di strategie importanti che ti faranno diventare una persona nuova in grado di conquistare le persone giuste. Nel momento in cui tu fai focus, quello su cui noi parliamo, e quindi oppure inizia a dire ecco mi hai tradito qua, là, e inizia a parlare di tradimento, quello non vedrà l'ora di farti le corna, perché inizierà a pensare al tradimento, si incisterà del fatto che ti ha già fatto le corna una volta e ti riempirà le corna e ti riempirà di corna, ma te le meriti quelle corna. Cioè, teniamo presente che se uno ti lascia e va con un'altra, te lo sei meritato, te lo sei meritato. Cioè, non è che ha fatto bene a lasciarti, ha fatto bene a lasciarti, perché tu non sei stato in grado di gestire la situazione, non sei stato in grado di mettere in atto le giuste strategie comunicative, quindi di fatto ha fatto bene a lasciarti, te lo sei meritato. Se tu parti da questo presupposto, potrai iniziare a cambiare. Invece, conviene utilizzare il refocusing, ad esempio, che è un qualcosa di molto utile per ottenere dei risultati. E come poter utilizzare il refocusing? Beh, ad esempio, ci sono delle cose interessanti, ad esempio, scegliere le parole chiave. Le parole chiave che sono quelle parole che vanno a amplificare i suoi turbamenti. Perché se tu inizi a parlare anziché di quella con cui l'ha lasciato, del tradimento, eccetera, inizi a portare il suo focus sui suoi turbamenti, cioè analogicamente vai ad amplificare i suoi turbamenti, e allora quella persona analogicamente, inconsciamente, inconsapevolmente porterà l'attenzione su quello che tu dici, perché
quello che tu stai dicendo sarà molto utile per la sua sfera emotiva, perché gli sta dando delle emozioni, gli sta dando delle tensioni. E quindi devi imparare, diciamo, a utilizzare delle parole chiave che, per capire quali parole chiave utilizzare, è molto importante quali parole chiave utilizzare, perché questo ti darà dei risultati. Ma potrebbe bastare, ad esempio, non prestare più attenzione a quella persona, non prestare più attenzione, iniziare a trattarlo come se fosse un frigorifero rotto, iniziare a trattarlo come se fosse una lavatrice rotta. Comunque, in conclusione, il refocusing è una strategia molto utile. Poi diciamo che è anche importante, nella PNL si parla molto di rapport, no? Ma il rapport non è detto che tu debba crearlo proprio con la persona che ti interessa. Cioè, inizialmente sì, se la relazione funziona e se le cose vanno bene, ti conviene creare rapport proprio con la persona che ti interessa, cioè creare un rapporto empatico positivo proprio con la persona che ti interessa, ma questo quando le cose funzionano. Invece, quando questa persona inizia ad allontanarsi, inizia a non essere più tanto disponibile, ti conviene imparare a creare rapport, ma non con quella persona, creare rapport con un altro, con un'altra persona. Quindi devi sempre, prima che una persona triangoli te, devi sempre iniziare a triangolare. Ovviamente i triangoli che tu metterai devono essere inizialmente dei triangoli molto soft, cioè in modo tale che l'altra persona non abbia sicurezze, non abbia certezze, però le certezze e le sicurezze non vanno mai date. Quindi questa strategia di rapport è importante saperla utilizzare nel modo giusto. Spesso nella PNL si mette eccessivamente enfasi sul creare rapport esclusivamente con quella persona che ti interessa. E questo va bene. Fin tanto il rapport, sapete, è il rapporto empatico positivo, no? Creare un rapporto empatico positivo proprio con la persona che ti interessa. Inizialmente il rapport è molto importante quando le cose funzionano, perché diciamo che se le cose funzionano e tu sai creare rapport, le farai funzionare ancora meglio, saprai dare ancora più enfasi, diciamo, più vitalità proprio alla relazione. Quindi non sto dicendo che il rapport non è importante, il rapport è molto importante, però va utilizzato nel modo corretto. E quando una persona inizia a distaccarti, non è che devi smettere di creare rapport con quella persona, ma puoi iniziare a creare rapport anche con altre persone, puoi iniziare a creare rapport anche con altre situazioni, in modo tale da iniziare un triangolamento, no? Che è molto importante. E poi diciamo che ci sono anche 10 strategie che io suggerisco per diciamo sviluppare anche il distacco dal risultato. Queste 10 strategie sono sicuramente importanti per far innamorare, per coinvolgere, per attrarre la persona che ti interessa. Ora, quali sono queste 10 strategie che tu puoi utilizzare? Beh, la prima è sicuramente essere autentica. Il modo migliore per farti desiderare da un uomo è essere autentica, cioè non cercare di essere qualcun altro o qualcun'altra, perché le altre persone si accorgeranno. E quindi verrai vista come debole, verrai vista come una poveraccia, come una disgraziata. Già il fatto di continuare a parlare ad altri, mi ha lasciato, perché poi voi malgascione, cosa fate? Quando siete lasciate, iniziate a concentrarvi tutti i vostri pensieri su questo qua che vi ha lasciato. Andate a raccontare, andate a rompere i coglioni a tutti quelli che incontrate sulla vostra cosa, nelle chat, nei social. Iniziate a scrivere, mi ha lasciato, è andato a vivere con quella, mi ha lasciato, quella lì così, e rompete i maroni a tutti, spaccate le palle a tutti, non fate altro che pensare al fatto che ti ha lasciato, al fatto che non ti vuole, e non fate altro che parlarne con tutti. In questo modo vi infertilizzate, in questo modo vi coinvolgete ancora di più. E in questo modo verrete percepite come quelle poveracce, come quelle disgraziate, bisognose, che non sanno come fare
per campare senza quella persona. Esatto, brava Patrizia, invece io sono quel che sono, se mi vuoi bene, altrimenti meglio. Brava, questo è un ottimo mantra, la nostra cara pagnocca, Patrizia Perotti. E poi, quindi, essere autentica e non bisognosa è fondamentale. È molto importante anche essere positivi. Le persone poi sono attratte da chi è positivo e ottimista. Se sei sempre triste e lamentosa, questa persona qua si sgancerà. Perché molte volte voi non vi rendete conto, ma siete tristi, siete lamentose. E invece, questo lo ribadiamo, fai la lasagna, non fare la lagna. Fai la lasagna, non fare la... Quelli che si lamentano, ma perché fai così? Ma perché fai cosà? Ma qui? Ma là? Sono delle poveracce, anche in questo caso. Quindi cerca di essere positiva, cerca di essere indipendente. Non puoi dipendere da altre persone. Cioè, devi essere indipendente, anche economicamente. Anche perché una persona, se tu fai la malga cozza, e ti accozzi e diventi, salutiamo anche Fabi Nunzio. Beh, gli uomini lamentosi, anche gli uomini possono essere lamentosi ovviamente, ma non li vuole nessuno gli uomini lamentosi. Gli uomini lamentosi sono degli sfigati che non si prende nessuno. Così come le donne lamentose, anche le donne dipendenti, no? Quelle che hanno bisogno, diciamo, non sono economicamente autosufficienti. Che non sono, diciamo, che sono appiccicose. Beh, è ovvio che questa persona si sentirà soffocata, no? Non vedrà l'ora di levarti dai coglioni, fondamentalmente, no? Quindi cerca di essere autonoma, autosufficiente, indipendente. Ma un'altra cosa fondamentale è essere una persona interessante. Cioè, non puoi iniziare a essere noiosa. Ci sono quelle che parlano sempre di queste cose. Devi cercare di sviluppare una cultura. Se sei ignorante come una rana, se hai la cultura di un babbuino, non puoi pretendere che un uomo di qualità interagisca con te. Devi cercare di sviluppare cultura. Eppure ci sono invece purtroppo delle persone, uomini e donne ovviamente, che sono diciamo deculturati, non leggono un libro, non sanno niente, sono noiosi. Non sono interessanti fondamentalmente, sanno solo parlare di quattro cazzate messe in croce, sempre le stesse tra l'altro. Questo vuol dire non essere interessanti, vuol dire essere persone che a lungo termine non piacciono perché non è soltanto l'attrazione, ci deve essere anche comunque un'attrazione intellettuale, ci deve essere anche, deve avere degli interessi, non puoi essere una che è interessata soltanto a luce, gas e telefono e a come sbarcare il lunario, perché una persona di questo genere fa cagare fondamentalmente. E poi un'altra cosa è anche essere divertenti, no? Cioè, se sei una persona negativa, come dire, stimolerai negatività, attrarrai negatività, bisogna imparare a essere positivi. Questo è un punto fondamentale, bisogna imparare a essere positivi, essere ironici, essere divertenti, ma anche un'altra qualità delle donne è la gentilezza, no? Ci sono delle donne che hanno dei movimenti, un body language da portuali, da scaricatori di porto, cioè andate a definire, no? Perché oggi si parla di fluid gender, no? Eccetto quando, ecco, questa è una cosa strana, no? Quando avviene un femminicidio, per carità, allora lì si parla del maschio cattivo e della femmina buona, no? Però soltanto in quell'occasione lì si differenzia il sesso maschile dal sesso femminile, non tenendo presente che non esiste, io credo, il maschio cattivo, cioè il maschio cattivo in senso assoluto e la femmina buona in senso assoluto. Esistono dei maschi delinquenti che vanno perseguiti, vanno messi in galera, ma non è che... Io oggi leggevo, c'era scritto da qualche parte, mi vergogno di essere uomo. Ma che ti vergogni di essere uomo? Non devi vergognarti di essere uomo, tu devi vergognarti se fai delle cose negative, ma altrimenti non è che ti vergogni di questo o di quello. Però la cosa curiosa è che
iniziano a differenziare i sessi, il maschio e la femmina, quando si parla di queste cose. Altrimenti, no, altrimenti non differenziano niente. Non siamo in un'epoca fluid gender. Perché magari una persona negativa potrebbe essere un uomo che si sente donna, per dire, no? Cioè, quando va bene, iniziano a differenziare e dire, ah, quello è un uomo che si sente donna. Quando succede qualche fatto, ah no, quello è un maschio, uomo cattivo, quella è una donna, femmina buona, no? Differenziano quando succede un evento di cronaca nera. Quando non succede un evento di cronaca nera, ah sì, io sono uomo, mi sento donna, io sono donna, mi sento uomo. Io sono qua, mi sento là. E questo invece è assolutamente sbagliato, fondamentalmente, no? Quindi dovete iniziare a prendere atto di questo. O differenziate sempre o non differenziate mai. Non è che uno differenzia quando gli va bene e non differenzia quando non gli va bene. Che cazzo, cioè, è troppo comodo, no? E comunque, al di là di quello, cioè, dovete tenere presente alcune cose fondamentali, no? Che il maschio, secondo me, il maschio, non è che ci sono tutti i maschi cattivi, tutti i maschi sono cattivi, quelli cattivi sono cattivi, quelli buoni sono buoni, cioè, come dire, non è che possiamo generalizzare, no? Perché arrivare a generalizzare è la cosa peggiore di questo mondo, no? Ci sono uomini in un certo modo, donne in un certo modo, e non possiamo generalizzare, cioè se uno fa un atto criminale e non è che fa un atto criminale, cioè non è che per dire se i siciliani, se no sarebbe come dire tutti i siciliani sono mafiosi, no? E allora facciamo esplodere la Sicilia perché in Sicilia ci sono dei mafiosi. Alcuni siciliani saranno mafiosi, ma ci sono tanti siciliani, la maggior parte ovviamente, che sono delle bravissime persone. Non è che possiamo fare di tutto un erbo un fascio, no? Perché mi sembra che i siciliani fossero anche Borsellino, Falcone, fossero comunque, adesso non so se siciliani o meridionali, comunque non è che possiamo generalizzare. La cosa peggiore che si può fare è generalizzare. Quindi, ma questo per dire che cosa? Per dire che comunque una donna dovrebbe valorizzare la gentilezza, dovrebbe valorizzare la femminilità, dovrebbe valorizzare queste cose, perché la differenza di genere esiste. Cioè, è inutile che vogliamo negare. Certo, anche un uomo può, come dire, se un uomo si vuol vestire con i tacchi e la minigonna, però, come dire, dal mio punto di vista, come dire, va contro quella che è la sua natura. Poi ognuno fa quello che vuole, naturalmente. Ognuno fa quello che vuole fondamentalmente, no? Quindi, però io credo che la gentilezza sia una qualità fondamentale per gli esseri umani, la gentilezza sia una qualità fondamentale per le persone. Ora, anche essere rispettosi è un punto di vista fondamentale, rispettare soprattutto se stessi, essere rispettosi verso se stessi. E da un punto di vista logico e razionale è molto importante anche farsi percepire come affidabili, perché questa la parte logica piace molto, ma questo anche per se stessi, no? Impara a essere affidabile. Se dici una cosa, poi ovviamente le strategie di seduzione sono una cosa, però vanno applicate nel modo giusto. Importante essere anche saper ascoltare. Questo è un altro punto fondamentale che crea distacco, che crea distacco dal risultato. Questo dobbiamo tenerlo presente, e tenere presente anche che bisogna essere pazienti, cioè la fretta in amore è cattiva consigliera, cioè tu devi prendere tutto il tempo per analizzare le situazioni. E comunque quando cerchi e speri di farti amare da un uomo, è importante avere distacco dal risultato. Questo distacco del risultato non significa aspettarti, significa non aspettarti nulla, e non devi farti prendere dal panico se questa persona non ti corrisponde, perché le persone possono anche non corrisponderti. Comunque imparare a essere pazienti è importante, mantenendo sempre il distacco del risultato. Questo equivale, da un certo punto di vista, a ignorare, a far sentire l'altra persona che è comunque intercambiabile, che non è fondamentale.
Ecco, quindi questo è un punto molto importante. Prova a seguire queste cose e vedrai che ne avrai dei grandi benefici. Bene, intanto metti un like, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai le notifiche dei miei video, fai una piccola donazione al canale.